Carino qua, eh? Ah sì. Carino, questo è il Tempio di Venere, sì, e Roma. In Roma, perché esatto, qui c'era la statua di Venere, di Venere, c'era la statua di Venere e sì, dentro c'era la statua di Roma. Della città di Roma, due divinità. Ma ecco, infatti io passando l'avevo vista diverse volte, ma sì, poi sai, vai sempre di fretta. Ma è così, dici, è così. Ma che, è te, che me frega. Sempre, anche quello l'hai visto? Anche quello lì non è male? Aspetta, quello è il coso. È il coso, il Colosseo. Colosseo. Ah, il Colosseo. Colosseo. L'hai visto, cioè, recentemente? Sì, beh, io ci passo sempre con la macchina, sai, sì, quando sta in mezzo al traffico e sì, mandi parolacce, no? Come no? E soprattutto penso sempre, vabbè, mo tanto sta qua, mo ci sì, vado. Ma questo è l'atteggiamento tipico dei romani. I romani sono abituati a stare in mezzo alla bellezza, sì, cioè, poi ci andrò a vedere, tanto sta lì. Sta lì, sta lì. Ma infatti io sono tipo 20 anni che rimando, sì, e ora solo grazie al tuo invito oggi probabilmente entreremo anche dentro, sì, questo, come si chiama? Colosseo. Colosseo. Ma non c'è solo il Colosseo, c'è pure il parco del Colosseo. C'è pure il parco? Ah no? C'è un parco meraviglioso, tutto da visitare, straordinario, che è aperto al pubblico. Ma lo sai, io prima ho visto tutti questi stranieri, sì, è pieno di stranieri qua, ci sono, sì, solo indiani, cinesi, giapponesi, americani, australiani, mancano solo gli italiani, ti posso dire? Solo i romani, ma... Solo i romani, quindi loro lo sanno che c'è il parco del Colosseo. Sì, cari amici concittadini romani, e invece è anche per noi romani il Colosseo e il parco del Colosseo. Cioè, sarebbe quindi nostro. Venite a visitarlo, è nostro. Scusa, ma sì, poi mi hanno dato anche questa park, sì, card. D'epoca romana. D'epoca romana. Moderna, ma d'epoca romana. Questo è un reperto. E serve a entrare al parco Pensa del Colosseo. Pensa che tu, se mi hanno spiegato, sì, che se ti fai questa tessera puoi entrare tutto l'anno gratuitamente, sì, e puoi anche avere accesso alla newsletter, quindi sarai molto informato su tutte le attività che avvengono all'interno di questo parco. Certamente, che sono esiste, tante, sono tante, certo, sono tante. Quindi, io ci vengo a correre perché un'ora, devi sapere questo Marco, sì, se tu hai questa, sì, puoi entrare un'ora prima dell'apertura del Palatino e andare a correre in mezzo agli scavi e tu capisci che io sto già là, pure tu no? Vai avanti tu, no, poi ti raggiungo, ma insomma è uno, sono occasioni straordinarie da non perdere perché voglio dire, Roma è eterna. Roma è eterna. Noi no. Noi no. Purtroppo. Noi per no, cui veniamo, quindi, a vedere queste cose. Quindi. Non rimandiamo continuamente. Esatto. E c'è anche il parco. Il parco è una cosa... Andiamo a vedere il parco, andiamo a vedere il parco, scusate. Sì. Ci vediamo al parco del Colosseo.